Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Il talk che vi sto per proporre è intitolato Lezioni, N+1 lezioni che ho imparato con il serverless. Negli ultimi anni, su cui appunto insieme ai miei colleghi ci abbiamo un po' lavorato, ci abbiamo un po' sbattuto la testa e quindi insomma qualche mazzata l'abbiamo presa tutti quanti. Quindi mi piacerebbe con voi condividere qualche piccola esperienza che abbiamo portato, che abbiamo recepito in questi anni. Chi sono? Mi chiamo Piero, lavoro come sviluppatore serverless in Claranet, sono anche solution architect quindi soprattutto sviluppo e mi occupo anche di sono community builder presso AWS nella fattispecie per tutto il mondo che riguarda server. Faccio un piccolo disclaimer, ovviamente lavorando tanto con i servizi Amazon parlerò di alcuni servizi ma i concetti sostanzialmente sono identici per ogni cloud provider, ci sono delle sfumature, questo è ovvio, ma i concetti sono sostanzialmente gli stessi. Abbiamo parlato di cloud provider, di serverless, ma voglio andare un pochettino indietro nel tempo. Quanti di voi riconoscono questo pezzo di hardware? Vi presento Dischi. Dischi era un'interfaccia del modulo lunare Apollo. Un pezzo di hardware davvero interessante, ha delle caratteristiche particolari, ma la cosa interessante è che era sostanzialmente per comandarlo io digitavo dei codici, digitavo un codice a 4 cifre, lui elaborava, faceva partire le routine e mi dava in risposta sempre dei codici, ok? Che rappresentavano lo stato della navetta, un problema o qualcos'altro. Ad esempio, quando Buzz Aldrin stava pilotando il modulo di discesa per arrivare per allunare, digitò un comando che era 1668, che lanciava una certa procedura per controllare la distanza verso la Luna. Ma ad un certo punto accade qualcosa che mentre stai per allunare vuoi che non accada, perché sennò ti schianti. Apparvero due errori, 1201, 1202. Resetta, rifai ripartire, resetta, rifai ripartire, continuavano apparire questi errori. Una cosa un po' particolare, che cosa accadeva? Cosa accadde? Sostanzialmente il mio hardware non stava bastando, stavo facendo un qualche cosa che non avevo previsto in tempi di testing, non era mai capitato, anzi era capitato, ma chi si è occupato di fare testing sostanzialmente ha detto, vabbè, è capitato una volta su 100 test, su 200, 1000 test, lo ignoro, ok? Accade che sostanzialmente questo codice mandò in executive overflow l'intero hardware della navetta. Ora, sappiamo la storia come è finita, loro riuscirono ad atterrare sostanzialmente con il vecchissimo trucco di riavvia il sistema, ignora l'errore, ok? Ma il sunto di questa storia qual è? È che anche se abbiamo a disposizione la tecnologia più avanzata in assoluto per la nostra epoca, avremo comunque problemi di scalabilità. In quel momento l'hardware non è bastato, la capacità di calcolo non è bastata per un problema improvviso. E questo capita ancora oggi. Oggigiorno noi andiamo ad esempio su Lambda o su un servizio serverless, perché? Perché vogliamo scalare abbastanza bene. Ed effettivamente, tutto sommato, all'inizio i problemi ce li risolve, non ci sono grossi problemi. Lambda funziona così, io faccio partire una richiesta, passa attraverso diversi meccanismi, arriva la mia chiamata HTTP, mi tira su un qualcosa che assomiglia ad un container, si scarica il codice, viene eseguito il codice, monotread, quindi un thread unico, una risposta a un unico messaggio, quando finisce di elaborare, restituisce la risposta, è di nuovo disponibile questo, chiamiamolo sempre container, per rispondere a un'eventuale altra richiesta. E qui è facile. Quando ho due richieste concorrenti, non posso finire sempre nello stesso container. Mi viene istanziata un'altra istanza di Lambda. Così fino a saturare quello che è il mio pool a disposizione di Lambda. Quant'è questo pool? Beh, ho 1000 invocazioni concorrenti su AWS, sul servizio Lambda, appunto, contemporaneamente. Questo significa che se il mio codice impiega 200 millisecondi, in 200 millisecondi io posso rispondere quindi a 5 invocazioni al secondo, significa che tranquillamente io se al tempo zero posso gestire 5000 invocazioni al secondo, 5000 richieste al secondo. I tempi si cominciano a diventare problematici quando, non so, la mia funzione impiega 500 millisecondi, 700 millisecondi. Già 500 millisecondi significa che riesco a gestire 2000 richieste al secondo senza fare particolari ottimizzazioni. E dopo cosa succede? Dopo, un po' come quando io premo l'acceleratore su una macchina, io accelero bene, poi a un certo punto farò un pochettino di fatica.
Come scala il servizio in questo caso? Beh, superata questa quota, a seconda di dove ho rilasciato il mio codice, dove e di quante funzioni Lambda sono attive in quel momento lì, andrò a il servizio, il gestore del servizio incomincerà a concedermi più concorrenza. Ovviamente questo viene fatto in modo graduale, quindi potrei ricevere qualche errore all'inizio, quindi superate queste 1000 invocazioni concorrenti, la 1000esima potrebbe non funzionare correttamente, ma il servizio si accorge e mi dà la possibilità di incrementare la mia concorrenza. Okay? Questa cosa dovremmo tenerla in testa quando stiamo sviluppando un servizio serverless che andrà a scalare e non poco, che dovrà ottemperare a tantissime richieste. Se a tempo zero già conosco che avrò questo problema, probabilmente mi conviene contattare già il mio cloud provider per avvisarlo che effettivamente potrei avere questa necessità, ovvero di rispondere a tantissime chiamate contemporaneamente, più delle 1000-5000 che abbiamo detto. Abbiamo parlato di AWS, su Azure lo scaling è simile ma dipende molto dal consumption plan che voi avete selezionato. Quando voi utilizzate Azure Result Function sostanzialmente scegliete quando rilasciate la modalità serverless che andrete a utilizzare, ce ne sono di 3 o 4 tipi se non ricordo male, a seconda del consumption plan che avete scelto scalerà in un modo o nell'altro, ma i concetti sono sostanzialmente gli stessi. Ma arrivati a questo punto, mi devo chiedere, ma davvero c'ho bisogno di tutta questa concorrenza? Perché probabilmente ho sbagliato qualche approccio. Quando abbiamo tanta potenza, alle volte sottovalutiamo certe ottimizzazioni, sottovalutiamo alcune scelte architetturali. Però arrivati a un certo punto dobbiamo chiederci davvero se mi serve tutta questa concorrenza. Come faccio a risolvere certi problemi? Beh, possiamo incominciare a disaccoppiare quelli che sono i miei servizi, la mia funzione, in più servizi. Ad esempio, possiamo utilizzare una coda che riceve tutti i messaggi dall'esterno e pian piano che il mio servizio scoda i messaggi, risponderò a tutte le richieste, magari in un secondo momento con un messaggio in asincrono all'utente. Ci sono diverse tecniche per far questo, come vi dicevo posso utilizzare una coda, in Amazon posso utilizzare appunto SQS, oppure utilizzare altre tecniche come esporre direttamente il servizio all'utente. Spesso noi utilizziamo una funzione Lambda o una funzione serverless per far cosa? Per prendere dell'input, farci poco o niente e salvarlo su un database. Questo approccio sostanzialmente è inutile, sto sprecando concorrenza nel mio servizio Lambda. Posso esporre direttamente, tramite API Gateway, alcuni accorgimenti, ad esempio la tabella DynamoDB. DynamoDB, per chi non lo conoscesse, è un database serverless, disponibile appunto su AWS, e posso salvare direttamente sulla tabella la mia richiesta. Poi in un secondo momento lancerò ad esempio una Lambda per elaborare e fare tutte le mie considerazioni. Altri modi che posso utilizzare, ad esempio utilizzare un bus, un message broker, un gestore di messaggi per mandare il mio messaggio a più unità di calcolo, più Lambda, in un secondo momento. Oppure orchestrare quello che è tutto il mio flusso di elaborazione dati. Quindi non dovrò più utilizzare quelle che sono architetture sincrone, quindi ricevo il messaggio, tengo il mio utente in attesa finché non lo elaboro e una volta elaborato rispondo al messaggio, utilizzerò un'architettura asincrona. Quindi in questo caso, ad esempio, nel diagramma che vedete qui, io sto salvando un file nella mia infrastruttura, nel mio software sostanzialmente, viene salvato in quello che è un object storage, quindi viene passato da un API Gateway, viene elaborato dalla Lambda e salvato su questo object storage. Questo approccio è sbagliato perché è proprio in mezzo a una Lambda. Quello che posso fare è esporre direttamente il servizio, come dicevamo prima, quindi posso far passare il file attraverso il mio API Gateway direttamente sul bucket S3 e in un secondo momento, quando io salvo sul mio object storage, tramite un evento, elaborare quello che è il mio file. Questo approccio ha delle limitazioni tecniche dovute ai servizi che ha utilizzato, quindi un approccio simile è quello di chiedere ad esempio al servizio, in questo caso S3, di dammi una URL
all'utente, dare una URL all'utente che può utilizzare per caricare il file. In questo caso, ad esempio, viene data appunto una URL, una pressione d'URL, viene consegnata al client e il client dovrà richiamare questa URL per caricare il file. Dopodiché verrà elaborato da una Lambda. Il primo approccio non prevede sostanzialmente modifiche al client, ha delle limitazioni dovute appunto alla P-Gateway, mentre il secondo prevede un minimo di modifica al client per poter caricare il file. Quindi questo è un primo esempio di approcci che possiamo utilizzare per ridurre il quantitativo di lambda utilizzate contemporaneamente. Cosa posso fare, ad esempio, per diminuire la durata dell'esecuzione della mia lambda? Ci sono diversi trucchi. Uno, ad esempio, è quello di, se il mio task è parallelizzabile, utilizzare una step function in questo caso, quindi ricevo un messaggio, anziché rispondere con una lambda che in un punto unico fa 2000 cose, inizio tramite un sistema di orchestrazione a fare queste cose parallelamente attraverso una step function. L'altro approccio appunto è quello della coreografia con n microservizi che fanno questa cosa attraverso ad esempio un sistema come EventBridge. Ok, quindi qui abbiamo riassunto un attimino quali possono essere i vari approcci. Quali sono altre cose che posso fare per ridurre il tempo di esecuzione della lambda? Qui abbiamo lavorato già tanto a livello architetturale. Quello che devo fare è evitare lambda che sostanzialmente, funzioni serverless che fanno sostanzialmente tutto. Evitiamo le lambda monolitiche. Cosa sono le lambda monolitiche? Io prendo tutto il mio servizio, il monolite, e lo metto su una lambda. Può andare bene come primo approccio per migrare il mio applicativo, ma nel tempo questa cosa non regge, perché per rispondere a tutte le chiamate vado a finire sempre sulla stessa lambda, impiegherà tanto tempo anche per capire quale funzione all'interno chiamare, e questa cosa non va bene. Quindi cosa possiamo fare? Spezzettare il monolite, breve monolith, e andare su molte più funzioni. Ricordiamoci che una funzione lambda idealmente potrebbe avere 4-5 righe di codice. Questo è il sizing delle lambda. Il resto dovremmo delegarlo il più possibile ai vari servizi. Nel caso specifico delle lambda, abbiamo detto che devono contenere poco codice le lambda, possiamo utilizzare cose come i lambda layers per aggiungere il codice condiviso. Se prima avevamo del codice condiviso, anziché metterlo all'interno dello stesso package della lambda, lo zippiamo, lo mettiamo in un layer che viene agganciato alle varie lambda, dopodiché il sistema farà il resto e i tempi di esecuzione effettivamente saranno migliori e la gestione del codice sarà migliore. Altri approcci, come dicevamo prima, sono quelli di utilizzare architetture basate sull'orchestrazione. sull'orchestrazione e coreografia, perdonatemi. Come faccio a fare questo? I servizi da utilizzare nel caso ad esempio di AWS sono EventBus o EventGrid nel caso di Azure, sono sostanzialmente dei message broker che chiamano chiamano la funzione lambda che è target della mia azione quando necessario, e questo sicuramente mi alleggerisce un attimino la mia infrastruttura, mi permette di gestirla sicuramente meglio. Ok, abbiamo parlato di performance, parliamo di un altro aspetto fondamentale quando io vado a sviluppare un'applicazione sul cloud, quello di rispettare sempre il Least Privilege Principle. Quindi abbiamo cambiato completamente argomento. Il Least Privilege Principle qual è? È il principio secondo il quale chi fa qualche cosa deve avere il permesso di fare solo ed esclusivamente questo. Come faccio a farlo con, ad esempio, un servizio come Lambda? Allora, questa cosa vale non solo per i microservizi, non vale solo per le macchine C2, eccetera, ma vale soprattutto per anche questi microservizi che sono le Lambda. Posso utilizzare tool come gli Access Analyzer, quei tool che vanno a vedere effettivamente chi sta utilizzando con quel ruolo particolare quali risorse, e facendo questo mi tiro fuori un ruolo dedicato alla mia lambda function. Quindi ogni lambda deve avere il suo ruolo. Non devo fare un ruolo enorme con dentro tutti i permessi
per tutte quante le lambda, questo è un approccio sostanzialmente di sicurezza sbagliato, diamo solo il permesso per fare quello che deve fare. Se la mia lambda mi scrive su un DynamoDB, gli darò solo ed esclusivamente il permesso di scrivere su DynamoDB. Questa cosa può essere un po' particolare, un po' noiosa all'inizio, difficile. Se utilizziamo il tool adatti, come dicevamo, tipo gli Access Analyzer, mi permette di ridurre la complessità nel creare un ruolo per la mia lambda. I vari tool di sviluppo ci permettono anche di scrivere delle policy per il ruolo associato alla lambda in maniera anche abbastanza semplice. Ad esempio, se utilizziamo SAM, che è un tool di Amazon per rilasciare nel mondo serverless, ci sono i policy template dove io dico semplicemente: guarda, a questa lambda devo associare una policy che mi permette di scrivere su questa tabella, e vi genererà la policy dedicata una policy dedicata alla lambda. Oltre a questo è un approccio molto, diciamo, tecnico. Devo conoscere bene quali sono i permessi nel mio cloud, come si strutturano, quali sono le API da chiamare, e se io so semplicemente che devo scrivere su una tabella, magari preferirei dire semplicemente che devo scrivere su una tabella, non conoscere esattamente le API che vengono chiamate. Per fare questo, sempre SAM ci dà a disposizione quelli che sono i Resource Connector, che sono un tool sostanzialmente nuovo che mi permette di collegare una risorsa a una lambda dicendo: io voglio scrivere, e lui automaticamente mi genererà con molto meno codice da parte mia il ruolo, la policy del ruolo per scrivere effettivamente su DynamoDB. Quindi questo è l'aspetto di sicurezza che nel corso del tempo mi è sembrato utile trasmettere a voi. Quali sono altri approcci nei pochi minuti che ci rimangono? Sicuramente per migliorare le performance e abbassare i costi potremmo cominciare a dare un'occhiata alle architetture hardware differenti. Noi siamo abituati a lavorare su x86 negli ultimi anni. ARM è qualcosa che sta esplodendo sostanzialmente in questo periodo, e molti cloud provider hanno investito tanto su questo. Giusto alcuni dati: ad esempio su Amazon le prestazioni sono del 34% migliori rispetto a x86 a parità di prezzo. Cose simili accadranno anche su altri cloud provider. Quindi spesso e volentieri il porting del nostro software non necessita di particolari accorgimenti. Devo o ricompilare una libreria, magari le librerie sono già pronte, devo semplicemente rifare il redeploy, e questo mi abbasserà i costi e mi aumenterà le prestazioni. Ok, a proposito di costi, ricordiamoci sempre di mettere un allarme sulla nostra infrastruttura, per dire: se spendo più di un dollaro al giorno, mandami una mail. Questa è una cosa molto importante, perché evito di ricevere delle bollette molto salate, perché ci sono ad esempio cose che accadono nei primi periodi di sviluppo del serverless, tipo gli event loop, in cui la mia funzione richiama se stessa all'infinito, e questo provoca tantissimi incremento di costi veramente, che può essere esponenziale. Utilizziamo diversi tool che sono a disposizione per ottimizzare quelle che sono le nostre lambda. Ve ne cito due: Power Tool per Python di AWS e Power Tuning, che mi permette di scegliere le configurazioni migliori per la mia lambda. Ricordiamoci solo l'unica cosa: quando noi sviluppiamo con serverless, in generale nel cloud, abbiamo a disposizione quello che è il mantra del cloud. Ricordiamoci di misurare le nostre prestazioni, misurare i costi, vedere quanto abbiamo migliorato, impariamo dai nostri errori e ripetiamo il mantra dall'inizio. Quindi rifacciamo, misuriamo, impariamo e ripetiamo. Grazie a tutti.